protagonista di oggi è una MBP, un nuovo marchio creato da Keiwei, il costruttore cinese, per andare a presidiare quelle che sono le medie cilindrate. Keiwei lo conosciamo per le moto di piccola cilindrata, in questo caso però si affaccia alle cilindrate superiori. Qui abbiamo una moto che è una 500 bicilindrica, in questo caso una naked dall'estetica molto moderna e anche piacevole, bisogna dire, M502N. A guardarla così di primo acchito non si può criticare sotto nessun punto di vista. La moto appare ben fatta, i materiali sono di qualità, non ci sono difetti di finitura a livello meccanico, anche il motore è bello da vedere. Una biteria di qualità, i materiali, appunto, dicevamo, materiali plastici e assemblaggi sono di livello, non si può assolutamente criticare. Una moto che fa poi del prezzo di acquisto uno dei punti forti, perché sono 5.990 euro il prezzo appunto di acquisto di questa MBP. Una moto che ha una dotazione che forse è anche superiore a quanto ci si aspetterebbe con un prezzo di acquisto così basso. Partiamo ad analizzarla dal punto di vista tecnico, così ci riusciamo a fare appunto un'idea su quello che è l'equipaggiamento tecnico di questa moto. Ciclistica, un telaio classico traliccio in acciaio, sospensioni Kib Kayaba, con una forcella a steli rovesciati anteriore da 43 mm, se priva di regolazioni, naturalmente non si può pretendere troppo, il monoammortizzatore anch'esso Kayaba, regolabile solamente nel precarico della molla. Il ponte di comando è caratterizzato da una strumentazione LCD, piacevole nell'estetica, forse criticabile nella grandezza dei caratteri. La strumentazione LCD è da 4.2 pollici, abbiamo un indicatore del livello della benzina, l'indicatore della carica della batteria, temperatura del liquido, tachimetro e contagiri, abbiamo un solo trip parziale e al centro della strumentazione abbiamo l'indicazione dell'ora oppure l'autonomia residua. La cosa che non ci piace è il fatto che si possa intervenire sulla strumentazione solo con due pulsanti, non dal blocchetto sul manubrio, bensì solo con i due pulsanti laterali montati sotto la strumentazione stessa. Da notare che sul lato sinistro della strumentazione c'è anche una comoda presa USB per ricaricare i nostri device. Interessante il fatto che il ponte di comando sia caratterizzato da delle leve al manubrio regolabili nella distanza, sempre tenendo conto appunto del prezzo di acquisto della moto. Il manubrio con un bel riser centrale, c'è la possibilità di variare l'inclinazione per personalizzarsi l'ergonomia. Blocchetti elettrici retroilluminati, cosa che non hanno magari moto di quotazione ben superiore. L'illuminazione su questa moto è completamente a LED, per cui faro anteriore e posteriore, indicatori di direzione, abbiamo anche una bella DRL appunto per quanto riguarda il gruppo ottico anteriore. Diciamo che la moto è completa nella sua dotazione. Il motore è un bicilindrico in linea, non fa gridare per quanto riguarda le prestazioni, però è molto onesto nel comportamento e, come vedremo dopo, anche dal punto di vista dinamico, fa il suo lavoro e lo fa anche discretamente bene. 35 kW, quindi 48 cavalli, una coppia di 45 Nm a 6750 giri. Non sono prestazioni che fanno appunto gridare al miracolo, ma vi posso assicurare che sono perfettamente allineate a quelle che sono le caratteristiche dinamiche di questa moto. Andando ad osservare sempre dal punto di vista ciclistico, notiamo che c'è una bella coppia di dischi a margherita da 300 mm anteriore, mentre posteriormente abbiamo sempre un disco a margherita da 240 mm. Impianto frenante Hota Quan, per cui un marchio che è una garanzia. Impianto ABS Bosch. Pneumatici di primo equipaggiamento Pirelli Angel GT 120-70 anteriore, 160-60 per il posteriore. L'abbiamo analizzata questa M502N da staticamente, abbiamo visto le dotazioni, le caratteristiche meccaniche, però adesso è venuto il momento di provarla e andare a vedere come va effettivamente su strada. Seguiteci. MBP M502N. Una naked moderna dal punto di vista estetico, una dotazione ciclistica come abbiamo descritto poco fa, allineata a quello che può essere il prezzo di acquisto, anzi a quello che è il prezzo di acquisto di questa moto.
dotazione ciclistica sana, forcella, caiaba, priva di regolazioni, ma funziona bene. Forse un minimo di scorrevolezza in più ci sarebbe piaciuta, perché l'assetto è bello sostenuto, anche il mono risponde in maniera abbastanza secca, però mantiene sempre l'assetto costante e controllato anche quando si guida un po' più in maniera spigliata, come stiamo facendo adesso. Andando a spasso forse un maggior comfort sarebbe auspicabile, in questo caso però l'assetto sostenuto ci aiuta a godere delle prestazioni di questa moto. Le prestazioni del motore, dicevamo, non fanno gridare al miracolo, ci sono i classici 35 kW disponibili, che permettono però di guidare in maniera disinvolta anche così tra le curve di un bel percorso misto come questo. La trasmissione è precisa, cambio 6 marce è preciso, la frizione stacca bene e non è particolarmente pesante da utilizzare, l'ergonomia ci convince, forse un minimo di imbottitura in più per la sella e anche magari un po' più di sostegno non ci dispiacerebbe, però l'ergonomia in sé, per me che sono 1,80 m, è promossa a pieni voti. Il fatto di poter regolare le leve al manubrio è sicuramente un must su una moto di questo genere. I comandi sono ben posizionati, sì, il fatto che si debba mantenere si debba staccare la mano per intervenire sulla strumentazione, forse è un po' fastidioso, però è anche vero che ci sono poche cose da selezionare o switchare, per cui una volta che si parte si può scegliere tra l'orologio o l'autonomia residua e finisce lì. Le capacità di ripresa del motore sono discrete, non sono ottime. Perché? Perché è un motore a cui piace girare abbastanza alto. Le riprese si possono cominciare dai 2500 giri. Sotto i 2500 giri il motore rischia di strappare un po' e anche preferisce l'allungo piuttosto che appunto la ripresa ai bassi e medi regimi. Il peso della moto è ben dissimulato, sono 197 kg a secco, per cui bisogna calcolare 17 litri di pieno e si passano quindi 200 kg, però è ben bilanciata, la distribuzione del peso è ottimale, non ci sono difetti da questo punto di vista, non mi viene da dire nulla di negativo da questo punto di vista. La frenata è potente, il doppio disco da 300 fa il suo mestiere, così come le pinze freno Hotak One, i tubi sono in treccia, per cui la risposta è molto pronta. Più criticabile il discorso dell'ABS, che è un ABS di marca, Bosch, è una certezza, però effettivamente, soprattutto nell'uso in città sul pavé, ci è apparso troppo invasivo, soprattutto sì, diciamo, viene chiamato all'ordine troppo facilmente e si disinnesca con tempi troppo lunghi. Da questo punto di vista gradiremo un ABS un po' più rapido nei calcoli. Ottimo l'appoggio garantito dalle Pirelli Angel GT, il 160 posteriore garantisce un'agilità notevole a questa moto, molto, molto leggera da guidare sia in città, nel traffico, sia sui percorsi misti come questo. Non ci sono mappe motore, qui c'è una mappa unica, però la risposta del gas è sempre molto consistente, ma soprattutto ci piace il fatto che manchi un effetto on-off che a volte potrebbe dar fastidio. In questo caso la risposta è sempre lineare e morbida. Partendo da Milano siamo venuti qui sul lago, abbiamo fatto una superstrada, velocità autostradale non si pone problema, la moto di motore ne ha abbastanza per garantire trasferimenti a velocità codice. Quello che ci è piaciuto meno sono le vibrazioni, perché dai 110-115 km all'ora in su le vibrazioni sono presenti, e adesso ci spieghiamo anche il perché delle pedane con rivestimento in gomma, per cui sono presenti le vibrazioni soprattutto sul serbatoio e alla lunga possono dare un po' di fastidio, mentre quando la si utilizza nell'extraurbano piuttosto che in città le vibrazioni sono assolutamente accettabili.
È una moto che si guida davvero in maniera semplice, è una moto facile, facile in tutto. Ha una dotazione ciclistica tranquilla, doti dinamiche da moto non sportiva, ma che si può guidare in maniera sportiveggiante. È una moto che si usa tranquillamente in città, con una facilità di base che ci piace molto. È una moto che costa poco, è una moto che impegna poco anche dal punto di vista dinamico, fisico. Vediamola, vedetela un po' come volete. È una moto semplice, semplice in tutti i suoi aspetti. Quindi a questo punto non ci resta che salutarci e mi raccomando, dubbi, perplessità, tutto qui sotto, scriveteci. Seguiteci sui social, Facebook e Instagram, e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Se poi volete degli approfondimenti tecnici, venite anche a leggere il nostro articolo su moto.it. A questo punto la giornata tiene quasi quasi. Che facciamo? Andiamo? Andiamo!